Presidente, sì, velocissimamente, quindi delle notizie sui trasporti che ci sono ogni giorno. Oggi per esempio quella dello sforamento ieri delle polveri sottili in 7 centraline su 13, la giornata internazionale della mobilitazione dei tassisti oggi. La terza buona notizia è quello che ha detto l'assessore Civita poc'anzi, che è stato ripreso da Zingaretti, sulla mia linea, cioè quella che prendo io per muovermi, dove ahimè io i colleghi, questi colleghi che tanto infervorati parlano della Roma Lido, non li ho mai incontrati, però tant'è. Siamo molto molto felici che venga recepita in questo modo sia dalla Giunta che dall'intera Aula consiliare. Allora, questa risoluzione punta agli interventi per il miglioramento della qualità del trasporto pubblico regionale in senso, diciamo, integrato. Sappiamo che qualsiasi intervento di miglioramento dell'offerta dei trasporti pubblici va naturalmente in contrasto con la spending review, perché implica naturalmente delle spese, delle grosse spese, ma le decisioni partecipate e l'analisi dei costi-benefici a 360 gradi ci dimostrano che poi questo torna in un risultato positivo, e questo è confermato ad esempio dal fatto che la riorganizzazione dell'offerta del trasporto pubblico complessivamente parlando porta naturalmente a una riduzione degli autoveicoli privati circolanti, quindi a una riduzione dei tassi di inquinamento, il che comporta una riduzione della spesa per le problematiche ambientali e sanitarie naturalmente. Poi dall'altra parte, e è citato nella risoluzione, c'è uno studio della Cassa Depositi e Prestiti che indica come la riorganizzazione dei trasporti nella nostra regione può portare ad un valore aggiunto che si incrementa di 2 miliardi di euro, nonché ad un aumento del personale, quindi di posti di lavoro, di non meno di 40.000 unità. Quindi insomma, tutto questo è qualcosa che ci porta a dei risultati positivi anche economicamente. Senza andare lungo tutte le varie problematiche che conosciamo, sono già state ampiamente illustrate dalle risoluzioni precedenti, noi cos'è che chiediamo qui? Chiediamo una serie di punti che riassumo brevissimamente. Il primo è il controllo del servizio, quindi il controllo del rispetto dei contratti di servizio che le aziende del trasporto hanno. Tale controllo deve essere effettuato quotidianamente al fine di avere dei risultati di dato significativi. Poi l'adeguamento naturalmente delle infrastrutture ferroviarie a quella che è la domanda, quindi un efficientamento del rapporto tra domanda e offerta. Il potenziamento, laddove possibile, di tutte le linee a binario unico, mi vengono in mente le linee dei Castelli, come non pensare alla Roma Velletri, alla Roma Albano, ad esempio, che da Ciampino purtroppo proseguono su un binario unico. Poi anche un aumento dell'offerta per quanto riguarda gli orari di punta, le corse negli orari di punta a 360 gradi. Inoltre prevedere delle stazioni intermodali, che si possono anche definire multimodali, che permettano lo scambio tra le diverse modalità di trasporto, che possono essere il pedonale, il trasporto su gomma, il trasporto su ferro, la ciclabilità. Noi abbiamo bisogno di queste cose perché i cittadini devono essere messi nella miglior condizione possibile di raggiungere quello che sono poi le stazioni ferroviarie, che, come diceva anche il collega Porrello, sono poi quello più importante, l'aspetto più importante su cui puntare. Inoltre anche il potenziamento dei servizi online per adeguarci a quella che è l'offerta in tutti i paesi dell'Europa occidentale, in tale senso, no? Dove sia possibile comunque consultare in tempo reale tutto il servizio delle varie modalità. Impegnare le aziende nello stilare un piano ed un cronoprogramma, cosa che era anche oggetto della precedente risoluzione. Infine sollecitare il nostro governo nazionale all'approvazione di una carta dei servizi e dei diritti degli utenti, che ci sembra comunque una maniera omogenea su tutto il territorio italiano di indicare una volontà di distaccarsi anche dalle precedenti gestioni del trasporto. Grazie, se non ci sono